campioni d'Italia, Gianluca! Troppo. Campioni d'Italia! Solo una cosa, solo una cosa. Un pensiero. Grande festa, ce lo meritiamo, siamo. È stato qualcosa. Un pensiero incredibile. Un pensiero a tutti quei ragazzi, quelle persone che oggi non ci sono più, che avrebbero voluto esserci. Solo questo, campioni d'Italia. Campione d'Italia, io c'ero. Forse neanche nei film. Non so descrivere adesso, non di niente, non me lo so. Di fame, basta. Già da campioni d'Italia. Io non riesco a smettere di piangere, ce l'abbiamo fatta. Oddio, non lo so, è stata la cosa più bella della mia vita, non finiva mai quella cavolo di partita della Juve. Finalmente ci siamo, ce l'hanno tolto per una vita, adesso è nostro, siamo campioni d'Italia! Ora c'è Fabrizio Diabolic che invita dai megaschermi tutti i ragazzi che sono in campo a tornare sugli spalti, perché i campioni d'Italia vogliono raccogliere il giusto tributo. Il giusto tributo che Roma Capitale nell'anno del Giubileo, nell'anno del centenario, regala alla storia del calcio. A questo punto perdonateci anche un po' di retorica personale, abbiamo davvero fatto di tutto in questa settimana per riuscire ad arrivare alla domenica così. Ci credevamo noi col circo dei credenti quando avevamo 9 punti di distacco dalla Juve. Abbiamo fatto di tutto e ce l'abbiamo fatta. Campioni d'Italia. Un'emozione troppo forte, un'emozione veramente forte, senza parole, solo questi colori, senza parole. Campioni d'Italia, Paolo. Grazie, sono commosso, grandi, 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 non riesco a parlare, non riesco a dire niente. Ciao Rocco. E 15 qui a Roma allo Stadio Olimpico, è la voce più assoluta.
Italia, un tifoso della Lazio con la maglia centenario che viene da Siena, si fa tutte le domeniche chilometri. Sono commosso, forza Lazio, forza Lazio. Luca, campione d'Italia. Ancora, come ha detto Fabrizio, non ci crediamo perché ci sembra ancora un sogno. Siamo arrivati oggi, sembrava la fotocopia dell'altro anno, invece è successo qualcosa, stranamente qualcosa di positivo per noi. Vogliamo dire una cosa, a parte l'incredibilità del momento, queste coincidenze con la partita sospesa a Perugia, con l'attesa qua. Uno scudetto della Lazio poteva essere solo così, perché uno scudetto nostro ne vale 4-5 delle altre. Vogliamo dire che noi abbiamo veramente fatto di tutto e forse anche di più per arrivare a una serie di circostanze che oggi, circostanze positive, ci hanno portato a essere campioni d'Italia. Sì, abbiamo la squadra, l'allenatore che ultimamente era stato un po' criticato, hanno fatto un lavoro, un gruppo eccezionale, ci hanno creduto fino alla fine e ci hanno fatto ricredere anche a noi, perché ultimamente anche noi eravamo molto scettici. Campioni d'Italia, basta, e godiamocela tutta fino alla fine. Festeggeremo tutti i giorni per parecchio tempo, penso, nelle maniere più strane, bagni nelle piscine, ho sentito. Ti trovo assai dimagrito, quindi come mai non mangerai più panini come facevi una volta? Ho fatto dei voti particolari che mi porteranno alla morte per anoressia, però ne vale la pena per lo scudetto. Grazie Rocco, grazie anche a te, lo scudetto è anche merito delle voci libere come la tua, grazie. Campioni d'Italia, sempre campioni d'Italia, meno male che ci hanno dato stavolta. Francesco Negus, campioni d'Italia. Nella maniera più bella poi, perché era, a questo punto era quasi inaspettato. Cioè parole, mi devi scusare, troppa gioia, sono le lacrime proprio. Soprattutto io volevo dire una cosa, è stato come un film, peggio di un film, no. Non si era mai stata una cosa del genere, solo noi potevamo vincere e vivere uno scudetto del genere, ma dobbiamo dire che i tifosi, insieme anche alla squadra, ma soprattutto i tifosi, in questa settimana hanno fatto tutto il possibile e forse anche di più perché avvenisse questo. Io penso che vale più uno scudetto della Lazio che 10 di qualsiasi altra squadra. E poi guarda, se torno indietro con l'anno non esiste una cosa del genere, non è mai successa, è la prima volta che succede. Tutti quanti i grandi tifosi sto prendendo in questa giornata straordinaria. Marco, campione d'Italia. Sì, Rocco, io non lo so, è successo tutto così da Lazio. 45 minuti qua a aspettare un'altra partita che si giocava, noi giocavamo là oggi con la mente, tutti concentrati in quel campo. Io non lo so, Rocco, te l'ho detto appena adesso fuori dalla registrazione. Non lo so, ho paura di credere che sia vero.